Sembra una mattinata come tutte le altre, quella che trascorre all'Istituto Volta di Fano, ma alle 12.20, mentre la mattinata volge al termine, qualcosa cambia radicalmente il corso della giornata. Squilla il telefono al centralino ed una voce contraffatta maschile grida all'operatore scolastico che ha preso la telefonata le parole «bomba, bomba», seguita da altre farfugliate ed incomprensibili frasi. Ma tanto basta per far scattare l'allarme e far rizzare i capelli in testa al centralinista. Così arrivano in forze carabinieri e polizia con unità cinofile speciali per rintracciare eventuali oggetti sospetti. I piani dell'edificio sono setacciati palmo a palmo dalle forze dell'ordine, uno per uno, e dalle 13.45 il fiuto dei cani non si sbaglia, va tutto bene, nessun ordigno presente nella scuola. Allora, in questo momento l'unità cinofila dei carabinieri sta uscendo dal cortile della scuola, l'ispezione è finita, non è stato trovato niente e almeno gli studenti possono riprendere la loro attività normale. Anna Gennari, dirigente scolastica del Polo 3, subito avvertita dagli operatori scolastici, si è precipitata al Volta dopo aver avvisato le forze dell'ordine che si sono subito attivate con le procedure previste in questi casi. Era successo altre volte di ricevere questo tipo di telefonate o è la prima volta che accade? No, io sinceramente non ricordo telefonate simili, se non altre con negli ultimi anni no, non ho memoria. Non so oggi che cosa sia successo, certo, se si è trattato di uno scherzo penso che sia davvero di cattivo gusto,